Furti in abitazione, 3 arresti, ad eseguirli è stata la polizia di Gela, ricostruiti 7 fatti delinquenziali. Gli indagati agivano in città e nella vicina Niscemi, denunciato per ricettazione un 58enne, deteneva 2 quadri di ingente valore. Sgominato gruppo criminale specializzato, lo hanno dichiarato gli investigatori in merito al blitz della scorsa notte. I 3 arrestati hanno numerosi precedenti penali. Ancore bizantine restaurate con una donazione, ad annunciarlo il sub Franco Cassarino, che devolverà il compenso di un progetto PON del liceo scientifico del quale è stato nominato esperto. L'ammontare della donazione è di circa 1.600 euro. Tour gelese per delegazione spagnola, appuntamento alla scuola San Francesco plesso Paolo Emiliani Giudici. I docenti iberici hanno parlato di parità di genere, in particolar modo delle violenze commesse ai danni delle donne. Sono accusati di aver commesso furti in abitazione, i 3 gelesi arrestati dalla polizia nell'ambito dell'operazione denominata Diabolic. Le manette sono scattate ai polsi di Maurizio Smorta, 22 anni, Michael Costarelli, di 24, e Nicolo Morello, di 34 anni. L'attività investigativa è scattata lo scorso 30 gennaio, dopo l'arresto del trentenne Giovanni Rinzivillo. Intercettazione e monitoraggio degli indagati ed una concreta osservazione e pedinamento hanno consentito agli inquirenti di avere un quadro chiaro sul coinvolgimento dei 3 gelesi in una serie di furti in abitazioni commesse a Gela e a Niscemi. Il terzetto prendeva di mira gli obiettivi dopo aver eseguito sopralluoghi e dopo aver verificato la presenza di persone o di sistemi di videosorveglianza. Si arrampicavano sulla parete esterna degli immobili utilizzando i tubi per lo scolo dell'acqua piovana o del metano, dopodiché forzavano le finestre. Uno dei 3 fungeva da palo, aspettando gli altri 2 complici in macchina. La polizia ha fatto luce su 7 azioni delinquenziali. Nel corso dell'operazione della scorsa notte sono state eseguite perquisizioni domiciliari nei confronti dei 3 con esito negativo. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal GIP presso il Tribunale di Gela Lido Conti su richiesta delle procure con il coordinamento del procuratore capo. E sempre la polizia di Gela ha denunciato un 58enne per ricettazione. Tutto nasce da una segnalazione di furto commesso in un'abitazione del centro storico. Tra gli oggetti razziati c'erano anche dei quadri di ingente valore artistico. Le foto degli stessi dipinti, la vittima del furto li ha ritrovati su un annuncio sul social Facebook. Si tratta di 2 quadri olio su tela che si trovavano esposti presso una galleria d'arte. A quel punto la polizia ha individuato il titolare del profilo social come appartenente di una associazione culturale che si occupa anche di mostre d'arte. Rintracciato, l'uomo ha riferito di aver ricevuto con WhatsApp le immagini dei 2 quadri pubblicati da un altro soggetto conosciuto come un esperto di opere d'arte. Quest'ultimo, agli inquirenti, ha detto di essere stato contattato da un suo conoscente che gli ha riferito di aver avuto in regalo i 2 dipinti e che gli aveva chiesto di verificarne l'autenticità ed il valore. Le 2 opere sono la passeggiata delle Somale dell'artista Salvatore Fiume, mentre l'altro raffigura un astratto dell'artista Cristoforo Legname. I 2 dipinti sono stati sequestrati. Il 58enne alla polizia non ha saputo fornire giustificazioni credibili circa il possesso dei 2 dipinti, anzi, addirittura ha detto di averli rinvenuti tra la spazzatura. Arrestati 3 giovani per furto negli appartamenti, come siete arrivati all'individuazione? Sono soddisfatto dell'attività che la squadra di polizia giudiziaria del commissariato, sotto la responsabilità del dottore Damarico e coordinamento della procura di Gela nella persona del dottore Asaro, nell'individuazione di questo gruppo criminale. Si tratta di 3 soggetti che annoverano numerosi precedenti penali. Il Morello Nicolò è stato anche sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e appunto soggetti avvezzi alla commissione di furti in serie in maniera seriale, che hanno turbato molto, diciamo, la sicurezza e l'ordine pubblico all'interno del comprensorio di Gela, considerando che andavano anche fuori paese a compiere questa attività criminale, dalla quale ci risulta documentato hanno sottratto beni ed averi per svariate migliaia di euro alle povere vittime che venivano prese di mira. Si tratta di soggetti abituati a vezzi ormai da tanto tempo a svolgere e a compiere soprattutto attività illecite, pertanto se
sarebbe una scusante molto generica dire che è dovuto a uno stato di necessità, perché ci sono tantissime persone per bene che ahimè sono in difficoltà, ma non si sognano assolutamente di andare a turbare la tranquillità familiare per andare a depredare con appunto i cosiddetti reati predatori le abitazioni private per trarne sostentamento. L'indagine nasce nel marzo del 2017 a seguito di un attentato commesso nella via Matteotti ai danni di un soggetto che abitava lì. In quell'occasione fu vista fuggire una Mercedes. Dall'attività di indagine che scaturì nell'immediatezza siamo arrivati al gennaio dello scorso anno, del 2018, ad arrestare Rinzillo Giovanni come autore di quell'attentato, e attraverso il monitoraggio di quell'auto che fu vista fuggire e di altre attività tecniche siamo riusciti a risalire a questo gruppo dedito ai furti in appartamento. In particolar modo abbiamo arrestato tre soggetti su cui abbiamo raccolto i maggiori indizi di colpevolezza, ma abbiamo deferito altri soggetti complici per altri furti commessi su cui abbiamo raccolto comunque meno elementi. Stanotte abbiamo eseguito questa ordinanza, diciamo che era un gruppo ben assortito, un gruppo specializzato, un gruppo che studiava bene gli obiettivi, verificava l'assenza della ricchezza, diciamo il benestare di quelle famiglie, e studiava l'assenza dal domicilio per compiere i reati. Le ancore bizantine rinvenute nelle acque di Bulala saranno restaurate con il compenso di un progetto PON. E questa l'offerta di Franco Cassarino in merito ai reperti da lui stesso ritrovati durante un'immersione. Il sub appassionato di archeologia, che da anni collabora con la soprintendenza del mare e a cui si deve anche il ritrovamento dei lingotti di oricalco e di molti altri reperti nei fondali di Bulala, è stato nominato esperto di un progetto PON dal titolo Il passato riemerso, promosso dal liceo scientifico Elio Vittorini, diretto da Angela Tuccio. Cassarino ha annunciato che devolverà il compenso per finanziare il restauro delle ancore bizantine. Questo PON si parla di 2.200 euro, naturalmente pagando l'IVA saranno 1.600 euro puliti, netti. Questi soldi li metto a disposizione a questo recupero di 4 ancore in ferro. E le ancore saranno per la prima volta restaurate nel nostro museo. Naturalmente questo recupero sarà fatto sempre con la soprintendenza del mare, e per la prima volta ci sarà il nucleo tutela regionale dell'Arma dei Carabinieri. Quando il mare, diciamo, darà questa opportunità di fare questo recupero, già noi da oggi siamo tutti pronti a fare, diciamo, questo recupero, questo grande evento di rilancio per la nostra città. I soldi saranno destinati alla fase di restauro di queste 4 ancore. Il signor Cassarino, diciamo, è uno dei nostri collaboratori storici, e grazie a lui abbiamo fatto numerosi rinvenimenti e recuperi. Addirittura quelli sensazionali dei lingotti di piombo, di oricalco, che insomma ci hanno dato una grandissima soddisfazione anche a livello internazionale. Con questo progetto noi vogliamo rilanciare l'attività di diffusione dei beni culturali nel territorio di Gela e supportare l'amico Cassarino nella sua iniziativa di recuperare e restaurare queste ancore in fondo al mare per poi esporle al museo e arricchire la collezione del museo di Gela. Un PON che si occuperà di recupero, di saggio di ragazzi da tutti i punti di vista, e quindi anche abbiamo fatto un modulo relativo all'archeologia e che si chiama Il passato riemerso. Incontri in diverse scuole italiane per una delegazione del provveditorato spagnolo. Visita anche alla San Francesco presso Paolo Emiliani Giudici di Gela, diretta da Giovanna Palazzolo. Si tratta di appuntamenti che hanno lo scopo di far crescere i progetti dell'istruzione, comparare i sistemi educativi, incontrando i giovani in merito soprattutto alle problematiche della parità di genere ed in particolar modo al fenomeno delle violenze commesse ai danni delle donne. Un vero e proprio tour all'insegna delle nuove pratiche e dell'informazione didattica. I ragazzi sono molto
entusiasti perché per la prima volta possono incontrare persone madrelingua, quindi che parlano lo spagnolo, e devo dire che nonostante le loro paure sono riusciti a rompere il ghiaccio, a fare domande, a conversare insieme a loro. Abbiamo preparato una presentazione sulla città di Gela, poi alcuni di loro porranno delle domande ovviamente in spagnolo in modo da poter conoscere meglio questi docenti che sono venuti a trovarci. Come hanno trovato la Sicilia e Gela in particolare gli amici e cugini spagnoli? Sono arrivati qui sabato, hanno visitato Trapani, Agrigento, Palermo, hanno visitato la Valle dei Templi che hanno apprezzato e soprattutto notano quanto gli spagnoli sono simili agli italiani perché molto calorosi, affettuosi e che amano insomma questi momenti di convivialità. Al di là dell'incontro insomma della conviviale, ci sarà invece la cosa più importante, un incontro su temi molto attuali. Come mai questa scelta? In Spagna è un tema abbastanza preoccupante. Anche in Spagna questo tema della violenza e anche della differenza di genere è molto sentito e quindi perché non provarlo, quindi non affrontarlo già con i giovani che sono comunque il nostro futuro, e quindi è giusto che anche gli insegnanti a scuola intervengano proprio per affrontare il tema e diffondere insomma ciò che è giusto per il loro futuro. Lo pueda affrontare in una maniera ma positiva. In realtà il progetto che stanno portando avanti è per conto del provveditorato di Spagna, per cui è un progetto molto importante all'insegna proprio dell'innovazione. I colleghi sono qui da una settimana e hanno avuto modo di visitare le scuole che si sono anche candidate nell'ambito dell'innovazione e stanno osservando e studiando quelli che sono le nostre strategie, i nostri sistemi educativi per poter poi fare un confronto e portare avanti degli studi appunto in Spagna. Dopo 10 anni a Caltanissetta ed una lunga carriera in magistratura va in pensione il procuratore generale della Repubblica Sergio Lari. Ha salutato colleghi, istituzioni civili e militari e tutti coloro i quali hanno collaborato con lui in una cerimonia a Palazzo di Giustizia. Quindi io me ne vado da questo ufficio dicendo grazie a tutti coloro che hanno creduto nelle mie possibilità e mi hanno collaborato realmente, perché senza di loro questi risultati non ci sarebbero stati. Spero soltanto di essere riuscito a migliorare la qualità della vita della Sicilia, soprattutto della popolazione di questo distretto, a cui sono molto legato. Credo di poter dire che il bilancio è positivo, credo che la popolazione della provincia di Caltanissetta e Gela non sia la stessa oggi di quella che io ho trovato 10 anni fa. Abbiamo attestato la provincia, sono stati eliminati i colossi dei nuovi, tutti i tipi e di tutti i generi. Se dovessi elencare i reati di cui mi sono occupato, dovrei prendere il codice in mano e cominciarlo a leggere. Non intendo farlo. Posso dire soltanto che i risultati, secondo il mio modesto avviso, ci sono stati, quindi se volgo indietro lo sguardo mi autoassolvo, diciamo così, e quindi posso affrontare la nuova vita da pensionato con animo sereno, pensando di potermi dedicare alla mia famiglia e perché no, magari organizzare qualche viaggio, visto che prima ho dovuto pensare perfino alle ferie che mi aspettavano per dedicarmi al lavoro. Il momento più brutto e il momento più bello di questa sua lunga carriera? Beh, guardi, i momenti più belli sono stati quando sentivo pronunciare le sentenze di condanna di tutti i boss mafiosi che portavamo alla sbarra, pensando di aver fatto giustizia e di aver dato un risarcimento ai familiari delle vittime di quei tremendi delitti. Momenti più brutti quando certi risultati che ci eravamo prefissi non sono stati raggiunti. Evidentemente nessuno è perfetto, però ci consoliamo pensando che anche gli errori commessi, perché tutti li commettiamo, sono stati sempre commessi in perfetta buona fede. Numerosi gli interventi dei colleghi nei quali hanno ripercorso assieme il lavoro svolto ed hanno sottolineato le doti morali e civili di un magistrato che per quasi 20 anni ha cercato la verità sulle stragi. Primo intervento, quello che ha aperto i lavori, della Presidente della Corte d'Appello Maria Grazia Vagliasindi, visibilmente commossa.
Prosegue il percorso formativo degli studenti dell'alberghiero serale di Gela alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio e continuano le attività volte alla formazione di figure sempre più professionali. Giorni addietro gli studenti sono stati accolti presso la tenuta Principi di Butera, accompagnati dai loro docenti. Gli allievi, accolti dalla sommelier e responsabile comunicazione dell'azienda, hanno visitato i vigneti e le cantine. Altro appuntamento nei locali della scuola con Marco Parisi, enologo palermitano di consolidata esperienza maturata in note cantine isolane. Interessante incontro formazione al CNOSFAP di Gela, presente il noto tatuatore Cristian Anastasi. Si è parlato di preparazione ed esecuzione dei tatuaggi secondo la vigente normativa di sicurezza. Domenica al parco, presso le fortificazioni greche di Caposoprano, è l'evento previsto per il 4 marzo. L'ingresso dalle 9 alle 13 sarà gratuito. L'iniziativa è dell'Ecomuseo del Golfo, che per l'occasione avvierà una raccolta firme a favore dell'istituzione di un parco archeologico urbano liberamente fruibile. Si ride al Teatro Antidoto di Gela. Oggi alle 21 e domenica 4 marzo alle 18 sarà portato in scena Secondo Diluvio Universale, due atti di Guglielmo Greco. Per informazioni contattare lo 0933 822707 338 71 43293. Master Costa con Antonello Costa al Teatro Comunale Eschilo di Gela, appuntamento previsto per sabato 3 marzo alle 17.15 e alle 21.15. Per informazioni, telefoni 0933 91 18 92 345 58 80 580.